Amici di Vanembo Sport, eccoci alla terza edizione del TG Sportivo che si occupa del torneo delle contrade montesi e che andrà ad analizzare questa quinta giornata del torneo. Passiamo subito ai risultati della giornata appena conclusa. Cappella San Giuseppe 12-2, Casevecchi Elvico 4-2, Fuori la Torre La Vite 1-5. Torre Gaveta, La Fossa 6-4. Passiamo come di consueto al giro dei servizi con le interviste del post-gara. Iniziamo dalla partita tra Cappella e San Giuseppe, finita col punteggio di 12-2, con protagonista assoluto il capocannoniere attuale del torneo, Fabio Miraglia. Ascoltiamo le sue parole. Ma comunque è stata una bellissima gara, anche per il risultato. Abbiamo giocato bene, anche con un altro Miraglia in campo. Abbiamo fatto la famiglia Miraglia. Questi, diciamo, questo team Miraglia sempre più vincente, quando ci sono Miragli in campo si vince sempre. Terza vittoria di fila, dove volete arrivare in questo torneo? L'importanza, diciamo, che giocare, andare d'accordo come siamo stati stasera, poi il risultato non conta. Basta che ci divertiamo, nessuno si fa male. Ultima cosa la E chiedo a te, soddisfatto di come stai giocando in questo torneo? Ti vediamo parecchie volte a segno, tanti gol, buone prestazioni. ah, beh, comunque a me mi piace tanto giocare a calcio, quindi siamo arrivati pure a una certa età, però comunque mi sento molto bene. Vittoria scacciacrisi per Casevecchi che riesce ad imporsi col punteggio di 4-2 contro il Vico, un Vico sempre più in difficoltà mentre Casevecchi rilancia le sue ambizioni in classifica. Ascoltiamo ora le parole del capitano di Casevecchi Enrico e del portiere del Vico Grande. No, buona prova, l'unica cosa è che siamo sempre elementi nuovi ogni partita, per cui ci dobbiamo ancora amalgamare. Per il resto, buona prova dei ragazzi, qualche un po' di precisione in più davanti e potevamo pareggiarlo o vincerla addirittura. Avete solo 3 punti in classifica, ti aspettavi un inizio così, diciamo, problematico per la tua squadra? Non così, però ci sta, se cambiamo sempre elementi c'è poco da fare, non ci capiamo, insomma. Meno male che ci siamo ripresi finalmente, ci sono stati all'inizio del campionato non molto positivo, eravamo un po' in troppi, però piano piano ci stiamo organizzando per giocare, ce la giocheremo, speriamo. L'assenza di Volpe stasera è momentanea o diciamo ci sarà Volpe nelle prossime partite? Sì, l'assenza di Volpe stasera è dovuta perché ha dei problemi a casa, non so di preciso. Però la delle prossime partite speriamo che sarà in campo insieme a noi. Infatti non mi aspettavo questo risultato, anche senza di lui. Stasera, dopo un paio di serate no, il vostro portiere sembrava in forma. Che gli vogliamo dire? Sì, gli ho fatto un lavaggio di cervello prima che giocava. Devo dire anche che ha giocato solo la prima partita contro il Torre Gavda. Infatti la seconda l'abbiamo vinta, ma non sappiamo nemmeno noi come. Che il portiere non era al 100%. Continua il momento nerissimo di Fuori la Torre che viene sconfitta dalla Vite col punteggio di 5-1. Ad analizzare il match per noi c'è Mejri per Fuori la Torre che prova a spiegarci un po' il momento negativo della sua squadra. Dall'altra parte un ottimo Costaiolo, autore di una grande prestazione tra i pali, ci regala alcune dichiarazioni sulla soddisfazione per questa vittoria. Beh, sono molto soddisfatto per questa prestazione, abbiamo dimostrato carattere e personalità contro avversari quotati e niente, dobbiamo continuare su questa strada dove arriviamo. Stasera diciamo ti abbiamo visto in grande spolvero, grandi parate, soddisfatto della tua prova. Sì, assolutamente, spero di migliorare di partita in partita sempre di più, non mi pongo limiti. Ultima cosa, guardando un po' le vostre avversarie in questo torneo, dove credi di poter posizionare la tua squadra? Non mi pongo limiti, tra le prime tre anche, senza limiti giochiamo ogni partita. Abbiamo fatto un'altra ennesima prestazione, veniamo da una serie di partite in cui abbiamo perso, la squadra è anche demoralizzata, però è una squadra nuova, quindi ci vuole anche un po' di tempo per piazzare un paio di colpi, soprattutto grazie al nuovo acquisto Alessio, però non siamo riusciti a
fare una buona prestazione. Risultato deludente, 4 sconfitte, vediamo cosa come fare. Da parte tua, rispetto alla scorsa partita dove ti avevamo visto decisamente più pimpante, ti aspettavi di fare qualcosina in più stasera? Sì, sicuramente sono deluso anche dalla mia prestazione, pensavo di fare meglio, ma ancora non sono inserito bene nei schemi di squadra. Oggi stessi movimenti facevamo disordinati, soprattutto dietro, prendiamo molti gol e calciamo poco in porta, quindi male, male. Ecco ora la classifica aggiornata dopo il quinto turno di gare. Cercone a punteggio pieno con 12 punti. Seguono Cappella, Torre Gaveta e La Vite con 9 punti. San Giuseppe e Casevecchie ferme a quota 6. Nelle parti basse della classifica invece troviamo La Fossa e il Vico con 3. In ultima piazza fuori la Torre ancora a 0 punti. Ecco le gare in programma per il prossimo turno, valido per la sesta giornata di Torneo delle Contrade. Cappella fuori la Torre, martedì ore 20:30. Cercone, Rione San Giuseppe, martedì ore 21:30. La Fossa, Casevecchie, giovedì ore 20:30. Il Vico, Torre Gaveta, giovedì ore 21:30. Si conclude così la terza edizione del TG Sportivo targato Animbo Sport. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo alla prossima edizione.